Ciao, sono Gloria, faccio il 4C Capitani e ho appena fatto l'esercizio di navigazione astronomica. Ciao, sono Michael, faccio il 4C Capitani e come potete vedere sui muri della classe sono scritte le formule di navigazione astronomica, così non copiamo in classe. Buongiorno, sono Christian e sono del 5C Capitani e sul nostro muro viene raffigurata la rosa dei venti. Buongiorno, sono Lorenzo del 5C Capitani e stiamo facendo le esercitazioni di carteggio. Buongiorno, sono Edoardo della 5C Capitani e stiamo facendo un esercizio di cinematica per l'anticollisione. Buongiorno, sono Giabin della 5C Capitani e durante i primi 2 anni impariamo a fare i nodi. Buongiorno, sono Edoardo del 5C Capitani e stiamo usando la bussola magnetica. Buongiorno, sono Edoardo, faccio il 5C Capitani e siamo al simulatore navale. Io sto comunicando con la professoressa in inglese che sta nell'altra stanza. Io sono in cartografia elettronica. Io controllo il radar in banda Sierra. Sono alla console di manovra. E io invece controllo il radar in banda X-ray. Io invece controllo la navigazione grazie al carteggio nautico. Siamo in sala macchina e questo è il motore di un peschiere cicolatura. Io sto lavorando su un motore di una macchina con 4 cilindri in linea a benzina. In quarto e quinto studiamo anche meteorologia. Dobbiamo imparare a comunicare con le bandiere. Questi sono i funali per le precedenze. Questo è il simulatore del sistema elettronico del radar. Queste sono tutte le carte nautiche che si sono state regalate quest'anno. Alla fine del quinto faremo la cerimonia dei gradi. Buongiorno, sono il professor Andriani, insegno navigazione all'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Civitavecchia, Istituto Nautico. Questo è il nostro simbolo. Vediamo il vostro percorso. Il primo anno, i primi 2 anni sono in comune. Che cosa vuol dire? Che sono uguali a tutte le altre scuole tecniche. L'unica differenza è geografia in classe prima, che servirà molto a navigazione, e scienze e tecnologie applicate in classe seconda. Scienze e tecnologie applicate c'è il professore di navigazione o il professore di macchine che viene a farvi un po' tutto, i nodi, le bandiere, le luci delle navi, in modo tale da poi aiutarvi alla scelta del terzo anno. Perché? Perché il secondo biennio e il quinto anno sarebbero terzo, quarto e quinto, fate una scelta. Quale può essere la scelta? Prima scelta, voglio diventare comandante di una nave. E allora si sceglie conduzione del mezzo navale. Seconda scelta, voglio diventare direttore di macchina o ufficiale elettronico di una nave. Quindi si sceglie conduzione apparati e impianti marittimi e impianti elettronici. La terza scelta, quella che abbiamo da 10 anni e ci ha permesso di aumentare notevolmente gli iscritti, soprattutto gli iscritti ragazzi e le ragazze si sono iscritte perché c'è stata una richiesta dal punto di vista della logistica. Che cos'è, professore, la logistica? Voglio andare a lavorare in agenzia marittima, voglio andare a lavorare da un mediatore, da uno spedizioniere, voglio andare a lavorare in dogana,
il diploma tecnico trasporti e logistica con la specializzazione logistica permette di lavorare a terra a servizio delle navi, quindi lavorare all'interno del porto. Quindi questi due sono finalizzati a lavorare a bordo, poi vedremo anche le varie tipologie di lavoro, e questo è finalizzato per il lavoro a terra. Andiamo avanti. È ovvio che dopo il diploma ci sono tantissime possibilità diverse. Cosa offre la scuola? Ci sono per noi dei laboratori, simulatore di navigazione, officina macchine marine con un bellissimo simulatore di macchine, il simulatore di macchine, e questa è la sala nautica, da dove vi sto trasmettendo adesso. Ogni volta che una nave militare arriva a Civitavecchia, noi facciamo la visita a bordo. Siamo invitati in maniera automatica a fare visita a bordo. Quindi quello che vedete sono visite fatte nel corso degli anni a bordo della marina, delle navi della Marina Militare. Perché uno degli sbocchi naturali è quello di partecipare ai concorsi della Marina Militare. Oltre ovviamente facciamo anche delle esercitazioni, ci invitano al porto Civitavecchia quando si fanno i test, in questo caso hanno fatto un test su un mezzo di salvataggio collettivo, i nostri alunni sono stati invitati a partecipare a questo test. Come vedete sono tutte operazioni che facciamo in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Queste sono altre foto di visite a bordo. Poi c'è l'attività bellica. L'attività bellica, grazie alla nostra imbarcazione, possiamo fare attività bellica. In più facciamo anche canottaggio perché partecipiamo al Palio Marinaro. Questi due equipaggi che vedete sono composti da ragazzi del nautico. È chiaro che l'attività bellica si fa in orario pomeridiano e si incomincia a fare in classe terza. In prima e seconda si può andare a bordo, ma non si può uscire in mare, si fa attività marinaresca. Durante l'estate, soprattutto dalla classe seconda alla classe terza, si può partecipare in un centro velico di Policoro, che è in Basilicata, per fare attività marinaresca. Surf, vela, se c'è brutto tempo si può fare anche tiro con l'arco, equitazione e così via, per amalgamare le classi seconde, perché dalle seconde poi si passa alle terze e si è di nuovo tutti, come si dice, si fanno la prima e la seconda con un certo numero di studenti, con una certa classe, e poi in terza si viene rimescolati a seconda delle scelte. Questa attività è un'attività che si fa dalla classe seconda alla classe terza durante l'estate, e la scuola mette a disposizione la possibilità per 15 giorni di attività nei circoli velici. In questo caso le foto vengono proprio dal circolo velico di Policoro. Continuano le foto dell'attività di vela. Questi due ragazzi hanno partecipato ad una gara sul lago di Bracciano. In classe quarta e in classe quinta si viene con me, in questo caso le foto provengono dal centro di Anzio, possiamo andare ad Anzio, possiamo andare a Ortona a prendere dei brevetti. Queste foto sono relative ai brevetti che adesso vedete comparire qui in alto a destra. Guardate, prendiamo il brevetto antincendio base, sopravvivenza e salvataggio, primo soccorso marittimo, responsabilità sociali a bordo, familiarizzazione sui navi mercantili, security, che sarebbe antipirateria, antiterrorismo, l'ultimo, il più bello di tutti, è l'ultima foto, evacuazione da cabina di elicottero sommersa, il corso che vogliono fare più volte i ragazzi perché è quello più divertente. Questo si fa quando i ragazzi sono maggiorenni, e quindi tra la classe quarta e la classe quinta. Dopo la classe terza invece, durante l'estate, si fa il corso d'assistente bagnante e il corso da sub e il corso BLSD, che possono essere fatti, questi tre corsi possono essere fatti a 16 anni. In classe quinta poi si fa il corso del forklift. Forklift che vedete qui grande è quello diesel e poi c'è quello elettrico. Se un ragazzo è maggiorenne ma c'è la patente A, quella per le moto, può fare il corso sul muletto elettrico. Se invece ha la patente B per le auto, può fare il corso sul muletto diesel. Quindi questi sono tutti i brevetti che si prendono dal terzo in poi.
Se fate un po' i conti, siamo già arrivati a circa 10 brevetti ottenuti oltre il diploma. Poi ci sono attività all'estero, degli stage del progetto Erasmus sono fatti in paesi di lingua inglese, quindi a Malta, Irlanda, Inghilterra, e i migliori studenti che si sono distinti proprio nella materia inglese, a proposito, l'inglese non è solamente inglese quello scolastico classico, c'è anche l'inglese navale, quindi praticamente la materia inglese è sia una materia professionale specifica per le navi oppure per gli uffici marittimi, sia l'inglese che conosciamo tutti, quindi ci saranno due materie, inglese e inglese navale. Chi si distingue proprio nella lingua inglese può frequentare un nautico all'estero per un periodo limitato, 15 giorni, 30 giorni, 3 mesi, 6 mesi, e quindi ritorna, questi che vedete sono ragazzi che hanno partecipato all'Erasmus a Malta, ritorna alla fine dello stage con un certificato Erasmus. Possono venire anche da noi gli studenti di altre scuole, qui in questa foto vedete quelli con la maglietta rossa sono i nostri, quelli con la maglietta, diciamo così, le vari tipi di maglietta, sono i ragazzi che vengono dall'estero. Ecco qui un'altra foto. Poi ovviamente dal terzo al quinto c'è l'alternanza scuola-lavoro, i ragazzi fanno un periodo di 50 ore per anno per gli ultimi 3 anni, quindi 50 in terza, 50 in quarta e 50 in quinta, sono 150 ore di alternanza scuola-lavoro, dove i ragazzi della logistica in agenzie marittime, in aziende che operano nella logistica, tra i quali i cantieri navali, i ragazzi invece della conduzione del mezzo nei trasporti marittimi a bordo di imbarcazioni o navi. Quindi queste ore sono ore scolastiche in cui il ragazzo va a fare in azienda uno stage di 50 ore all'anno. L'ultimo anno, faccio un esempio, c'è stato lo stage a Malta che è durato 2 mesi. I ragazzi per 2 mesi sono stati sia in cantiere navale, sia in agenzia marittima, sia a bordo di imbarcazioni e navi, sempre nella località di Malta. Queste sono le materie professionali che si studiano: scienze della navigazione, struttura e conduzione del mezzo, meccanica e macchine, logistica, elettronica, elettrotecnica e automazione, complementi di matematica e diritto ed economia. Non ho riportato ovviamente la lingua inglese, ma la lingua inglese è tecnica per tutti e tre gli indirizzi. Quindi queste sono le materie. È chiaro che se io scelgo di fare il comandante ci sarà una prevalenza di ore di navigazione. Se scelgo meccanica e macchine ed elettronica, queste due saranno le materie prevalenti. Se scelgo il ramo logistico, la materia prevalente sarà la logistica. Una cosa però vi devo dire. Mettiamo che io scelga capitani, voglio fare il comandante. Durante la terza classe mi viene un dubbio, alla fine della terza classe vado dal coordinatore di classe, il professore coordinatore di classe, e gli dico: professore, non mi piace fare il terzo capitani, vorrei fare il terzo macchinista. Ecco, la classe terza si può fare ancora una scelta. Dal quarto in poi le ore sono, le ore della materia di indirizzo sono talmente tante che non si può fare più il cambio. Quindi dopo la seconda, la classe terza, si può fare ancora la scelta di cambiare indirizzo. Queste sono le possibilità dopo il diploma, ma adesso metto in pausa, vi faccio vedere semplicemente l'elenco, perché voglio farvi vedere proprio le facce delle persone, le facce dei nostri alunni, che cosa stanno facendo adesso. A fra poco. Eccoci qua. Vi faccio vedere adesso alcuni volti. Marina Militare Italiana, molti di questi ragazzi hanno fatto dei concorsi per entrare in Marina Militare e anche grazie ai brevetti che hanno preso nei 5 anni sono stati agevolati nell'accesso alla Marina Militare. Alcuni sono corpi speciali, quindi palombaro incursore, sommergibilista, quindi a noi fa molto piacere che i nostri ragazzi partecipino ai concorsi per la Marina Militare, e molti di questi entrano. Poi Marina Mercantile, qui l'elenco non è completo, sono coloro i quali si diplomano in
capitani o macchinisti, come abbiamo visto prima, e poi immediatamente fanno il primo imbarco subito dopo il diploma e costruiscono la loro carriera a bordo delle navi mercantili. Le navi mercantili quali sono? Petroliere, chimichiere, portacontainer, ma soprattutto navi da crociera. Quindi la maggior parte dei ragazzi che vedete qui, faccio l'esempio, questo ragazzo è il direttore su una costa crociere, questo ragazzo ha fatto il vice comandante su una nave da crociera Disney, quindi sono molti di loro lavorano su navi da crociera. Quindi questa è marina mercantile. Adesso vi faccio vedere una pagina a cui sono molto affezionato. Questi ragazzi sono tutti sorridenti, fanno una vita terribile, perché marina del diporto, che cosa significa? Grandi yacht e grandi barche a vela. Naturalmente dipende tutto dal comandante, dal proprietario dello yacht e della barca a vela. Perché? Perché dove decide di andare lui, così deve fare il suo equipaggio. Quindi si può verificare che per un periodo prolungato, 8 mesi su 12, l'alunno sia in mare e quindi non veda la sua famiglia. Però sono tutti sorridenti, perché la vita è una vita abbastanza agiata e soprattutto anche perché la retribuzione è molto alta. La marina del diporto, quindi, che cos'è? Andare a navigare, diventare comandanti o direttori di macchina di navi, yacht e grandi barche a vela. Marina da pesca, questi tre ragazzi hanno deciso di intraprendere l'attività paterna, quindi hanno rilevato i rispettivi pescherecci e fanno parte della flottiglia da pesca nel porto di Civitavecchia. Posso diventare anche ormeggiatore, posso diventare anche addetto alla pilotina, sono tutti lavori che si svolgono all'interno del porto. Queste sono le accademie. Le accademie che cosa sono? Sono delle istituzioni private, istituti tecnologici superiori, che fanno dei corsi gratuiti e si scelgono i migliori di ogni nautico, perché l'armatore che sovvenziona l'accademia vuole selezionare personale da tutti i nautici d'Italia. Quali accademie ci sono che hanno preso nostri alunni? L'Accademia di Genova, l'Accademia di Gaeta, l'Accademia di Viareggio, l'Accademia di Cagliari e l'Accademia di Trieste. Perché, professor, ci sono meno fotografie per Cagliari e per Trieste? Perché le accademie di Cagliari e di Trieste hanno aperto da pochi anni, quindi comunque ci sono dei nostri alunni. Questo è il settore di logistica portuale. Anche questo settore non è completo, è molto più lungo, anche perché diplomiamo da 10 anni, quindi guardate, in agenzia marittima, spedizioniere, mediatore e addetto alle dogane cominciano a lavorare parecchi ragazzi. Qualcuno si appassiona talmente tanto a corsi antincendio che poi continua a lavorare nel settore antincendio. Quindi questi tre ragazzi sono stati confermati nel settore antincendio. Poi c'è Trenitalia. Trenitalia da qualche anno assume tantissimi diplomati del tecnico trasporti e logistica, che sarebbe la nostra scuola. Questi ragazzi sono assunti a Trenitalia Italo, che sarebbero le ferrovie private, e Rete Ferroviaria Italiana, quella della manutenzione dei binari. Anche qui l'elenco non è completo, perché ogni anno una buona percentuale di diplomati viene assunta o come controllore, se hai fatto il diploma di capitano viene assunto in quel settore, oppure come macchinista se hai fatto il diploma di macchinista o elettronico. Molti dei macchinisti vengono scelti anche per Rete Ferroviaria Italiana di manutenzione dei binari. Poste Italiane, questi due ragazzi stanno lavorando in Poste Italiane. Qualcuno lavora in compagnia aerea, qualcuno lavora in aeroporto come responsabile antincendio. Qui sono le forze armate, esercito italiano, polizia di Stato, polizia penitenziaria, carabinieri e aeronautica militare. Tutte le forze armate, dalla marina militare, la guardia costiera, esercito, polizia, polizia penitenziaria, carabinieri e aeronautica, accettano i brevetti che i ragazzi fanno a scuola. Quindi i concorsi sono più agevolati. Questi ragazzi fanno l'università, alcuni di loro si sono già laureati. Volevo farvi vedere la professoressa Micci, che dopo essere stata nostra alunna è diventata prof di questa scuola e si è laureata e adesso fa la professoressa con noi. Federico si è laureato in matematica, Alessandro si è laureato qui a Civitavecchia in biologia marina,
Quindi quelli che vedete sono scelte universitarie. Simone è stato il nostro professore di macchine e si è laureato in ingegneria navale. Quindi i nostri alunni a volte ritornano in un'altra veste e a noi fa tantissimo piacere. Concludo col dire una cosa, il nostro nautico è sperimentale. Che cosa significa? Che l'alunno nella materia navigazione, nella materia diritto e in alcuni casi anche nella materia inglese, dopo aver fatto lezione in classe, nel proprio gruppo di WhatsApp ha il file in PowerPoint sulla lezione, lo può scaricare gratuitamente. Se l'alunno è stato assente, ha la possibilità di rivedere le lezioni, perché sono state, la maggior parte delle lezioni sono state filmate e sono disponibili. Può anche accedere a dei libri appositamente gratuiti per i nostri studenti di esercizi ed esempi di compiti in classe degli anni precedenti. Quindi il lavoro che facciamo al Nautico di Civitavecchia è proprio questo: circondare l'alunno di una serie di possibilità con cui si può apprendere. O il libro, oppure gli appunti in PowerPoint, il file in PowerPoint in movimento, oppure il filmato della lezione, oppure l'esercizio, il compito in classe degli anni precedenti che io posso controllare, che io posso utilizzare. Pensate che i compiti in classe degli anni precedenti sono stati filmati, quindi se l'alunno non riesce a fare il compito può cliccare sul filmato e vede il professore che l'aiuta a fare il compito in classe. Questo è un servizio attivo a partire dalla classe terza, quindi dalla classe terza i ragazzi hanno questo servizio aggiuntivo di supporto per lo studio pomeridiano. Vi ringrazio per la vostra attenzione, spero di aver fatto questa gradita. Buona giornata a tutti.